Amici, benvenuti a una nuova puntata di Passeggiando Per, che quest'oggi ci porta a scoprire nuovi angoli e nuove zone del territorio comunale di Montesilvano. Allora, la puntata sta per iniziare, continuate a seguirci. Parliamo un po' invece di Montesilvano, gli svantaggi e vantaggi di essere in questa zona. Vantaggi ce ne sono, perché Montesilvano è una bella cittadina vicino al mare, montagne vicino a noi, perciò una bella cittadina. Ovviamente, come tutte le città, hanno anche i loro svantaggi, però ecco, niente di grave. E quindi magari ha qualcosa da chiedere, qualche lamentela, così ascoltare, insomma. Ma no, è meglio essere positivo e non lamentarsi troppo. Niente, dai. Parliamo di Corso Umberto. Siamo a metà altezza di questa via, una lunga via che poi è la strada, la Nazionale Adriatica, quindi un'arteria importante di Montesilvano e poi di collegamento appunto con Pescara e con Silvi. Cosa ha da offrire a livello commerciale questo tratto di Corso Umberto? Ovviamente è un punto molto, come posso dire, di collegamento buono per i clienti, dato che ci troviamo anche a fianco all'asse attrezzato, quindi cerchiamo di garantire il servizio a qualsiasi ora. E comunque anche una persona che torna da lavoro dice: dove mi posso fermare? Siamo il punto vendita un po' più vicino e anche con un più facile punto di postazione anche per la macchina, quindi c'è molta facilità nel poter usufruire del servizio. Secondo te le attività, quindi diversi settori presenti su Corso Umberto, riescono a soddisfare le esigenze degli abitanti? Sì. Sì, e ci mettiamo tutto il nostro impegno per portarlo avanti. Speriamo di essere in grado quindi di riscontrare nel confronto dei nostri clienti anche una buona ottica del nostro negozio, come il negozio di tutti, i negozi di tutte le persone qui a fianco a noi. Signora, parliamo di Corso Umberto qui a Montesilvano. Gli aspetti positivi e negativi quali sono? Beh, soprattutto gli aspetti positivi, perché qua con tanti negozi che sono cresciuti in questi anni, tantissimi, quindi si apre ogni tanto, si apre un nuovo negozio, quindi sia di abbigliamento, sia di bar, di qualsiasi cosa, quindi risponde più alle persone che stanno qui, che vivono qui nella zona, insomma, ecco. Quindi le attività commerciali riescono a soddisfare, sì, le esigenze degli abitanti, ma anche dei passanti? I passanti, anche quelli che vengono da fuori, da Pescara, che passano, sono soddisfatti, vengono anche a comprare da Pescara. Ecco, quindi non è che da Montesilvano, da Silvi, vengono un po' da tutte le zone, insomma. Ecco. Corso Umberto, secondo te a livello commerciale riesce a soddisfare le esigenze dei cittadini? Oddio, diciamo non sempre, perché comunque basta pensare qui davanti, noi abbiamo comunque un'attività qui e magari una persona si ferma per un istante a prendere un caffè, riesce e trova una multa solo perché è stato 2 minuti di numero contati per il tempo di bere un caffè, riesce fuori e trova 80 euro di multa, quindi diciamo che non è abbastanza efficiente il servizio che viene offerto, perché secondo me un po' di tolleranza da parte di tutti andrebbe bene un po' per tutti. Sicuramente, però sicuramente. Per il resto, dai, non ci lamentiamo. Cambieresti qualcosa? Più che cambiare, organizzerei qualcosa, ad tipo esempio? Chiudere la strada una domenica, organizzare comunque dei mercatini che di solito vengono organizzati, ma tutti nella zona centrale. Sì, più centrale, quindi ovviamente a noi non ci danno modo, perché comunque con i negozi chiusi, tutto quello che ci circonda chiuso la domenica, non è che abbiamo modo di lavorare, quindi o si crea un punto di attrazione tipo l'aperitivo, che comunque tu crei un punto di riferimento, allora hai l'attrattiva, altrimenti non abbiamo nulla che comunque ci porti gente in questa zona. Quindi allora creare più eventi in questa zona di Montesilvano. Noi siamo veramente a pochi metri, forse 1 chilometro dall'uscita della tangenziale, l'asse attrezzato, quindi Pescara Nord, e siamo, questo lo possiamo dire, proprio di fronte al Pin Palace, che è un edificio storico di Montesilvano. Grazie Alessandra. Grazie a voi, buona giornata.
Passeggiando per Corso Umberto a Montesilvano siamo arrivati nel complesso Ex Monti e siamo venuti a trovare il signor Giuseppe, titolare del bar Al Bacio. Signor Giuseppe, vediamo un'attività molto colorata, questa è ideata da voi, ci racconti un po' la storia. Sì, è stata ideata da noi 10 anni fa, infatti il 5 novembre farà 10 anni di attività. Vediamo che ci sono dei gelati artigianali di vostra produzione. Sì, gelati di nostra produzione, qualche cosa anche di pasticceria e l'aperitivo che è il nostro forte, lo facciamo tutto noi qui al bar. Sono all'interno del punto vendita 00 Pongo, un negozio di animali. Sono in compagnia di Gabriella, Alessia e Merlino. Merlino quanti anni ha? Circa 1 anno e 10 mesi. Questa è un'attività giovane. Abbiamo aperto l'8 di febbraio e è stata un'avventura un po' buttata lì, sì. Oltre ad avere il punto vendita abbiamo anche la toelettatura, grande punto di riferimento per noi e appunto per i nostri amici a quattro zampe. Alessia, come vanno le vendite? Piano piano, diciamo, ci stiamo riprendendo. Da febbraio, quando abbiamo riaperto, abbiamo deciso di prendere in carico, diciamo, un nuovo stile. Stiamo incentrando tutto sulle intolleranze alimentari. Quindi siamo molto attenti ai brand comunque che compriamo e stiamo trattando alimenti soprattutto monoproteici, quindi ci stiamo specializzando in questo settore che oggi come oggi comunque dal veterinario al cliente sono sicuramente più richiesti. Sono all'interno dell'azienda Ginmar, compagnia di Lucio e Giovanni. La famiglia De Palma è conosciuta a Montesilvano appunto per i 3 settori, carrozzeria, edilizia ed infine cosa? E poi industria. Industria giustamente, che segue mio fratello. Noi siamo attivi in questa attività sorta nel 1977 dai miei genitori e soprattutto per la carrozzeria. Aprite tutto il territorio regionale? Sì, tutte e 4 le province, questo per quanto riguarda la carrozzeria. Giovanni, parliamo del settore industria. Sì, il settore industria questi ultimi anni ha avuto un notevole sviluppo. Noi abbiamo seguito il marchio Leclerc, che dispone appunto di una vasta gamma di prodotti a partire dai primer monocomponenti, primer bicomponenti per qualsiasi superficie, che ovviamente con le colorazioni ovviamente più improbabile, perché adesso il mondo del colore è talmente ampio, è cresciuto in questi ultimi anni, che noi abbiamo dovuto appunto seguire degli aggiornamenti per riuscire a risolvere tutte le problematiche del settore. 085 non è solamente il prefisso teleselettivo della provincia di Pescara, ma da alcuni anni il punto di ritrovo dei ragazzi non solo a Montesilvano ma anche a Pescara. E io sono in compagnia di Alessandra, che da solamente 3 mesi ha aperto questa attività anche a Montesilvano. Certo. Allora, noi dopo il successo avuto a Pescara abbiamo deciso di aprire anche a Montesilvano con lo stesso nome, proprio sperandoci che porti fortuna anche qui, puntando soprattutto sugli aperitivi, i primi piatti e oltre la caffetteria. E a pranzo facciamo piatti caldi fatti al momento, quindi niente di congelato. Ci tengo a precisare il prezzo, solo 5 euro perché cioè, oggi come oggi comunque è un prezzo abbastanza competitivo e si tratta di primi, secondi, antipasti, insalatone, piatti freddi e soprattutto puntiamo tanto sul nostro aperitivo, che è un aperitivo veramente bello da guardare ma anche da provare, perché comunque facciamo tutto noi, calzoni, pizze fritte, paninetti, tutto fatto da noi al momento, tutta roba calda. Sul lungomare di Montesilvano, Ristorante da Carlo, adiacente Hotel Sanremo, propone menù di pesce a partire da 15,99 euro, menù di carne da 14,99 euro e dal 1 giugno pizzeria sul terrazzo. Ristorante da Carlo, adiacente Hotel Sanremo.